Se fa seguito al delfino maschile, si piazza al blocchetto Korotishkin, ritarda un po' invece Marco Belotti che cerca la concentrazione prima di agganciare per ultimo le mani al blocchetto e via, si parte, blocchetto questo non di ultima generazione, non con l'alettone regolabile, dunque per qualcuno si tratta di cambiare in maniera più o meno significativa la propria abitudine alla partenza. Intanto Korotishkin ancora in testa e di quanto? Di molto, di tantissimo. Guadagnato moltissimo in Virat, era stato veloce Kodia nei primi 25 metri a sufficienza per rimanere a contatto con il campione russo, adesso nettamente dietro gli azzurri con Kodia a inseguire con leggero margine su Paolo Facchinelli. Italia che deve cercare qua un errore in virata di Korotishkin che deve schiacciarsi al cambio 75, Italia che deve trovare ancora il delfinista per far risorgere questa specialità. Korotishkin, un aeroplano, grande apertura e qui arriva come un missile anche un po' a compensare l'errore che c'era stato alla virata precedente, 52-07 per lui, poi Kodia e Facchinelli rispettivamente in 53-70 e 54-29.